Anche quest'anno Capodanno si è aperto con il tradizionale bagno in mare. A Pesaro circa 60 hanno assaporato il gusto del mare baciati dal sole dando il benvenuto al nuovo anno. Così alle 12 di ieri si è aperto il Capodanno pesarese, un'iniziativa per chi ama la tradizione ormai diventata famosa non solo nella città di Rossini ma in tutte le Marche. Dunque battuti tutti i record del primo giorno dell'anno nella spiaggia di Ponente tra Bagnitino e la rotonda Bruscoli. Presenti oltre ai temerari tuffatori più di 2000 curiosi tra cui il presidente della regione Luca Ceriscioli che hanno applaudito i coraggiosi nel momento del tuffo nell'Adriatico. Nonostante i 9 gradi di temperatura, a partecipare all'iniziativa ci sono state diverse new entry che hanno aderito alla manifestazione. Buona la presenza anche femminile, quest'anno il meno giovane è risultato il 72enne Mario Drera, mentre all'appello dei temerari non è mancato Alessandro Bischi che aderisce all'iniziativa dal 1995.